Siccome è arrivato Gianluigi Paragone, chiediamo subito di commentare la notizia che Giovanni Toti dice un eventuale governo 5 Stelle Lega sarebbe giudicato, accolto con benevolenza da Forza Italia, trattato con benevolenza. Una risposta flash, poi lo approfondiamo perché c'è un servizio. Potrebbe. Ma sono dinamiche interne al centrodestra, quindi ovviamente è un po' come succede a Wimbledon, si vede e si valuta la partita che si gioca. Ma dopo queste parole, Paragone, è più probabile? Non lo so, onestamente vorrò vedere la situazione quando si concretizza. Per adesso mi sembra che sia una dinamica, ripeto, interna al centrodestra e da cronista registro anch'io questa possibilità. Però Paragone è la prima volta che subentra questo scenario, cioè non l'appoggio esterno, però dire voi fatelo, noi non romperemo la coalizione per questo, quindi lascia maggiore autonomia alla Lega. Ma mi sembra di sì, però ripeto, siamo a dei rumors, siamo a delle valutazioni. I rumors, sono la voce di Giovanni Toti, che è più di un rumor. No, ma assolutamente. Mi piace l'esegesi del mio pensiero, è una formula televisiva che mi piace molto. A me piace parecchio, però il problema va bene. Il pallottoliere non è così complesso da mettere insieme, ce ne vorrebbero veramente tanti di responsabili di berlignana memoria. La cosa importante invece è che i sondaggi concordano in questo momento che Forza Italia è in una crisi di consensi a favore della Lega. Poi cosa succederebbe a luglio è un altro discorso. A luglio tanti, non tutti. 9,5 milioni di italiani in vacanza, un po' di milioni li diamo a Toti in Liguria. Tornare apposta per votare dalle vacanze quando anche chi lavora va al mare a trovare la moglie e i figli è uno scenario Insomma, sarebbero delle elezioni dall'esito assolutamente incerto. E poi c'è la questione dei giovani. I giovani probabilmente sono in vacanza, specie quelli all'inizio dell'età lavorativa o quelli che non lavorano ancora, sono esattamente il pubblico del Movimento 5 Stelle. Esatto. Quindi ci potrebbero essere dei mutamenti molto rilevanti, direi che sarebbero elezioni non rappresentative. Io escludo che il buon senso che arriverà a tutti i decisori porti a un'elezione. Tant'è, scusami Veronica, che è stata battuta dall'agenzia una dichiarazione di Di Maio che chiede per la prossima settimana l'approvazione, la presentazione e l'approvazione di un decreto per poter far effettuare le elezioni addirittura a giugno. Sì. Quindi evitare ha sentito Mannheimer ha sentito Mannheimer e si è portato avanti. Questo complicherebbe il voto all'estero, ci sono delle complicazioni. Sì, ma infatti si varerebbe un decreto in quest'ottica per il voto all'estero. Ma su questo Gianluigi Paragone, voi state andando in questa direzione qui adesso, prima di questa dichiarazione di Toti che potrebbe aprire un altro scenario, ma voi siete molto determinati a tornare al voto subito? Assolutamente sì, stiamo già preparando la campagna elettorale, cominciando dal nord, perché è nel nord che abbiamo la possibilità di affermare maggiormente il Movimento 5 Stelle, quindi noi siamo pronti. Di Maio oggi pomeriggio ha parlato ai deputati, ai senatori attraverso un messaggio messenger e quindi noi siamo pronti. Sarà a Parma credo giovedì o venerdì sarò con lui a Monza, quindi noi siamo già in questa modalità, dico purtroppo in modalità campagna elettorale. Speravamo di fare qualcosa di più e di meglio in termini di trattative, però se ormai le cose sono messe su non questo binario facile. Visto do del tu in virtù anche della colleganza giornalistica scuotere molto la testa, però questo è il PD con cui avete aperto un forno, volevate... No, ma credo che lui abbia, già De Luca, credo che abbia delle forti criticità dentro il PD, perché se quello è il PD, forse il PD dovrebbe farsi un esame di coscienza. Sulla storia dei due forni l'abbiamo detto, la ripeto anche in questa sede, erano due forni non assolutamente equipollenti, perché non è mistero il fatto di avere sempre preferito una trattativa con la Lega di Salvini per l'affinità con alcuni temi, poi per forza di cose, perché anche questo era stato detto in campagna elettorale, abbiamo cercato un dialogo soprattutto con la minoranza del PD, perché era la minoranza del PD a essere critica
proprio sul Jobs Act, sulla buona scuola, cioè su quelle riforme che noi avremmo voluto abrogare. Cari, evitereste un po' di preoccupazioni a Mattarella andando evitandoci le elezioni? Io non so come voteranno poi i gruppi parlamentari di Forza Italia, come è noto, non ne faccio parte. Rilevo che in altri momenti di crisi storico-politica di questo Paese, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno fatto scelte diverse, salvo poi ritrovarsi nel momento elettorale. Non so neanche dire cosa potrebbe fare Forza Italia, perché non conoscendo il programma di un governo costituendo, ammesso che ci sia questa ipotesi, non so dirle se ci fosse il reddito di cittadinanza come ipotesi di base, per di più magari pagato con qualche tassa in più, evidentemente mi troverebbe contrarissimo. Se paradossalmente questo governo, che eventualmente dovesse nascere anche non appoggiato da Forza Italia, dovesse ridurre le tasse, penso che Forza Italia sarebbe necessariamente favorevole. Insomma, sto dicendo cose di buon senso. Ma Paragone, perché a questa espressione scettica, vorrei capire? Perché sono stati troppi gli al lupo e non ci si fida più? No, ma perché ne abbiamo viste diverse, quindi io ho grandissima stima per Giovanni, però stiamo commentando... Siamo anche amici personali professione, io... ma non vorrei che qui ci esercitassimo su un'acropazia che resta soltanto dentro... Sono un'ipotesi di scuola, diciamo. Sì, dentro un contenitore, e poi però siamo punti a capo. Vabbè, però noi scusate, ha ragione Paragone. Abbiamo già visto abbastanza. Io non ho detto nulla. Però adesso non vi siete sbottonati, lo volete fare adesso che devo andare in pubblicità? Beh, è chiaro che noi stiamo tratteggiando un'ipotesi in cui la legislatura non è parita, il Parlamento, a parte la commissione speciale di cui io faccio parte, non è operativo. E quindi, come per usare un'espressione latina, tanqua non esset, cioè certo, non viene neanche calcolata. Ma questo per la bontà della regola in sé. Che cosa vuol dire divieto del doppio mandato? Cioè del terzo mandato? Cioè il fatto che tu, dopo aver consumato una esperienza all'interno delle istituzioni, torni a lavorare, torni a vivere da cittadino normale, nella speranza che quell'esperienza che hai accumulato è servita per migliorare un po' il paese, l'Italia. Questa è la bontà della regola dei due mandati, non è che è fatta per un fanatismo delle regole. La ratio è quella là, la ratio è quella di evitare appunto un ripetersi di un'esperienza che dovrebbe essere a quel punto conclusa. Però nel caso specifico abbiamo visto che il secondo mandato per Di Maio, per esempio, se si andasse alle urne, non sarebbe mai cominciato, no, nella fattispecie del discorso che facevamo. Potrebbero subentrare altri nomi, Di Battista, altre figure del movimento storiche. Un commento di Paragone sulle parole di Berlusconi, su questo comunicato ufficiale di Forza Italia? Ma può voler dire sia che smentisce categoricamente il via libera per Salvini a dare eventualmente il via ad un governo Lega 5 Stelle, oppure può voler dire l'esatto opposto e dire io me ne chiamo fuori, fate un po' quello che volete, perché adesso se ben ho visto, perché l'ho un po' letto frettolosamente, non credo che ci siano dei rimandi all'unità del centrodestra, o sbaglio? Allora, lo leggo testualmente, così evitiamo ogni cattiva interpretazione. Dopo due mesi di tentativi per dar vita ad un governo a espressione del centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto. Silvio Berlusconi smentisce fermamente le indiscrezioni secondo le quali sarebbe pronto a dare un appoggio esterno ad un governo guidato da 5 Stelle. Nessun rimando all'unità del centrodestra. Ma il problema è capire se lui autorizza in un certo senso la rottura dell'unità del centrodestra come dogma e quindi autorizzasse in un certo senso Salvini a questa prova di governo. Lui dice io me ne chiamo fuori, sto fuori, faccio l'opposizione e vediamo che cosa esce. È un'apertura di credito del Capo dello Stato? Paragone e Toti. No, secondo me sta soltanto sondando un eventuale Presidente del Consiglio e un'eventuale squadra di ministri.